la bellissima Bergamo, ferita ma non vinta, che abbiamo rivisto prima in piazza. Salve, ben trovato Gori, piacere di vederla. Tra l'altro il nuovo taglio di capelli è clamoroso. Ho visto anche le foto del taglio io. Buongiorno, Buongiorno, è fase 2, è buongiorno. arrivata la fase 2. Avevo bisogno di un taglio. Senta, Sì, per me come sì, è vanno le stato cose quello il lì da voi? segno. Appunto, perché io dicevo prima, collegandomi con la bella piazza di Bergamo, che ho ancora negli occhi, ahimè, le immagini drammatiche degli ultimi collegamenti fatti a Bergamo, le bare, i carri dell'esercito. Come stanno funzionando questi giorni di fase 2? Ma il clima è molto cambiato, per fortuna, perché i dati sanitari sono molto migliorati. Direi che siamo tornati alla situazione precedente all'inizio della crisi di marzo. E questo ci ha fatto tirare un respiro di sollievo, comprensibilmente. Fin troppo, forse, in alcuni casi, perché nei giorni scorsi abbiamo notato qualche leggerezza da parte dei cittadini che sono stati invece molto ligi fino ad oggi nel rispettare le regole, facendosi carico per la loro parte di quella No, perché io ho cautela visto che è il suo il video in cui criterio era cui molto dobbiamo. arrabbiato sulle immagini del pomeriggio della Ma città alta. sì, perché non, guardi, non sono tante le regole. Io non credo che noi possiamo pretendere che da qui in avanti le persone restino chiuse in casa. Le persone giustamente hanno desiderio di uscire, di fare due passi, Città Alta è di tutti quanti e va bene, però mi arrabbio se quelle poche regole che dicono mascherine, distanze, oltre che igiene personale, frequente lavaggio delle mani, non vengono rispettate. E quindi, siccome ho visto nelle fotografie in Città Alta e non soltanto, tante persone che invece avevano mascherina abbassata o non ce l'avevano o erano troppo vicine alle altre, lì ho pensato che forse questa normalità che respiriamo da qualche giorno, rischia di farci perdere il Senta, senso del Gori, rischio che invece continua a però permanere. secondo me dobbiamo parlare anche dell'altro aspetto. I cittadini devono continuare a fare la loro parte, sono d'accordissimo con lei, ma adesso si aspettano anche delle cose i cittadini. Invece mi pare che le cose ritardano ad arrivare, i test sierologici, i tamponi. Lei ho visto che ha fatto un tweet molto, molto polemico sul fatto che i 4.000 tamponi al giorno che fate a Bergamo li fate non grazie alla regione, ma invece grazie a un aiuto complessivo di aziende private, Rotary, che succede? Perché non avete visto i tamponi che vi sono stati promessi? No, ma non voleva essere polemico. Io cerco di essere sempre il più possibile fattuale quando scrivo delle cose. Il dato di fatto è che i tamponi sono aumentati in Lombardia. Tenete conto che siamo andati avanti nel periodo più nero della crisi sanitaria, ne facevamo in tutta la regione 5.000, a Bergamo se ne facevano 350 al giorno ed era un numero comprensivo anche dei tamponi di uscita. Abbiamo imparato che servono anche i tamponi per certificare la guarigione. E quindi era un numero molto basso. Oggi siamo ad un numero nettamente superiore. In Lombardia siamo mediamente a 12.000 tamponi, quindi evidentemente si poteva crescere quando mi dicevano invece è impossibile, impossibile. E a Bergamo ieri ne sono stati fatti 2.500, che è un numero Scusi, confortante, non sindaco, le posso sufficiente, a mio chiedere una giudizio, cortesia? per